Vai. Lavatevi! Stamattina c'è questa grande parata per le 500, c'è Angelo Rosso, Catarella, questo personaggio straordinario che torna da spettatore nei luoghi di Montalbano. Nei luoghi che frequentiamo da 20 anni, perciò ormai siamo di casa, almeno io sono di casa, Ragusa Scicli, ma alla fine si viaggia a Roma a Scicli. Sì, una bella manifestazione delle 500, magari d'epoca, magari che da piccolino me la ricordo io. Una bella iniziativa, una bella cosa veramente. Perché non prendete una 500 magari e la mettete all'interno di una puntata delle fiction? Cioè, sarebbe una bella idea, però da dire a Riccieri, come, ecco, a Serone come regista, perché non decido io. Posso proporre, però, dico la verità, lo propongo, una bella 500 d'epoca. Scicli, Rinata con la fiction, ma tutto, diciamo, da Ragusa Ibla, Punta Secca, Scicli, Ragusa e provincia sono nati perché, come diceva prima lui, da un B&B ci sono 250, 280 B&B. Cioè vuol dire che qualcosa abbiamo portato. Per adesso siamo a livello mondiale, posso dire mondiale, perché il mondo ci riconosce. Ci fa una classica battuta che fa di consueto all'interno della fiction? Certo. Posso dire di persona personalmente che queste sono le 500, le 600 non ci sono, ma le 500 sono le più belle. Come se io lo sapessi ve lo dissi, ma ve lo dico adesso. C'è soddisfazione certamente, Presidente? Sì, sì, sì. Certo, siamo un po' stanchi perché siamo, come vede nei numeri, siamo al 18° ride, da 18 anni che mi impegno per questa manifestazione. Gli anni passati per un altro club di Modica di cui ero socio, poi abbiamo creato qua un club a Scicli per maggioranza di soci e cose, quindi ora lo organizziamo come nome del gruppo Tre Colle. Soddisfatto sempre ogni anno perché superiamo sempre le 100 macchine di più, 120, 130. Ora negli ultimi anni abbelliamo un po' la manifestazione, infatti come vede quest'anno c'è il comico Catarella, Pippi Tonella, l'anno scorso abbiamo preso un altro comico perché visto che è dedicata a Mariangela, c'è alla famiglia Aprile che ha perso non solo il giovane Leuccio, quindi anche lei vuole che lasciamo un sorriso nella bocca di tutti i partecipanti. Oggi è il giorno della mamma, la festa della mamma, è una giornata speciale perché c'è la festa anche delle 500 e anche oggi lei ricorda Leuccio che scomparse in un incidente, a seguito di un incidente stradale. E questa è una iniziativa che serve a ricordare la memoria di Leuccio. Sì. Senza dubbio, grazie a tutti gli amici del club ogni anno all'interno di questa manifestazione, perché mio figlio era un appassionato di 500, viene ricordato proprio lui, un ragazzo giovanissimo. Offriamo un momento di spettacolo perché questo nostro figlio era gioia, allegria e spensieratezza. Leuccio era molto legato a queste iniziative, alle 500. Sì, era moltissimo legato. A questa iniziativa è appassionato delle 500. E oggi? E oggi si ricorderà il suo memorial per questa passione viene ricordata ogni anno, appunto perché è poi amico degli amici, tanti amici con piacere lo ricordano e partecipano apposta.